Lando Buzzanca e Guerra, tra i figli e la ex compagna. Lando Buzzanca è morto solo poche ore fa e già si parla della sua eredità. Non sono nemmeno stati celebrati i funerali, che già pare esserci un nuovo contenzioso tra la famiglia dell'attore e la sua ultima compagna, Francesca Della Valle. Non è il primo e non sarà nemmeno l'ultimo. Ricordiamo che negli ultimi mesi, la compagna aveva attaccato duramente i figli di Lando, accusandoli di averlo abbandonato in una RSA. Le liti tra Francesca e i figli dell'attore erano nate nel momento in cui Lando e Francesca avevano annunciato di volersi sposare. I due, ricordiamo, avevano 40 anni di differenza di età e questo aveva messo sull'attenti i figli dell'attore, che si erano opposti alle nozze. Si erano appellati anche al fatto che il padre fosse già malato di demenza senile. Era stato poi nominato un amministratore di sostegno, che si occupasse di gestire tutte le cose di Lando. Solo qualche giorno fa, i figli di Buzzanca avevano annunciato di aver querelato la signora Della Valle, visto che la donna non aveva nessun diritto legale sul padre. Né in termini di decisioni da prendere sulla sua salute, né tantomeno su una futura eredità. Ora che Lando è venuto a mancare, proprio la signora Francesca ha promesso che procederà per vie legali contro i figli dell'ex compagno. Nel dettaglio, la signora, senza tanti giri di parole, ha dichiarato che Lando è stato ammazzato. Secondo la donna, i figli lo hanno mandato in un ospice, lasciandolo morire. Questo è il succo delle ultime dichiarazioni di Francesca Della Valle. Il figlio di Buzzanca, Massimiliano, è intervenuto nel programma Storie Italiane. Qui ha raccontato le ultime ore di vita del padre. Ha rivelato che il giorno prima della morte, quando è andato a trovarlo, lo ha riconosciuto. Un fatto insolito, visto che da tempo, a causa della demenza senile, l'attore non riconosceva nessuno, nemmeno i familiari più stretti. Non solo, ha pure confidato che rivolgendosi a lui, il papà gli avrebbe ripetuto per 3 volte: «Ti amo». Parole che dette da Lando suonano un po' strane, visto che Massimiliano ha raccontato che il padre non le aveva mai dette, nemmeno alla moglie scomparsa. In un'altra intervista invece, Massimiliano Buzzanca ha parlato di Lando come di un padre parecchio rognoso. Nonostante questo, ha cresciuto i figli con sani principi. Come marito, è rimasto sempre innamorato della propria moglie, Lucia, morta 12 anni fa. Massimiliano ha poi ricordato come i pensieri di Lando fossero sempre stati rivolti alla moglie defunta. Questo finché non è sopraggiunta la demenza senile, che gli ha offuscato inevitabilmente la mente e i ricordi. Che altro dire? La guerra tra l'ultima compagna e i figli dell'attore forse dovrebbe finire qui. Lasciamo che il nostro Lando riposi in pace. Cosa ne pensate? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.